facendo un po' di ordine, per adesso la RTX 3090 sarebbe la flagship di casa Nvidia per quanto riguarda il gaming in 4K, e infatti ci si può giocare tranquillamente in 4K. Mentre la 3090, sebbene sia più potente del 10-15% in game della 3080, dovrebbe essere la flagship per quanto riguarda l'8K. C'è qualcosa che non mi torna. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e il video di oggi nasce da una discussione che si è creata in live su Twitch. Vi ricordo che io streamo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, i link sono in descrizione, venite a fare due chiacchiere che ci divertiamo. E il tutto è nato perché Linus Sebastian di Linus Tech Tips barra Linus Media Group ha utilizzato la 3090 in gaming in risoluzione 8K e questa cosa mi ha sconvolto. C'è da dire che Nvidia sin dall'inizio ha cominciato a dire sì, ok, la 3090 è la scheda grafica più potente sul mercato per giocare in 8K. Ok, e di questo ne siamo tutti pienamente consapevoli, ma andando a vedere dati grezzi, cioè quindi i numeri proprio, quanti core ha la 3090 e quanti core ha la 3080, vediamo che tra le due schede c'è una differenza del 10% per quanto riguarda la potenza grezza. L'unica differenza bella grossa che c'è è semplicemente che la 3090 ha 24 GB di RAM GDDR6X, mentre la 3080 ne ha solo 10. Questo cosa ci fa capire? Il 10% in più di performance non è un gap così estremo tra le due schede, cioè nel senso, se io riesco a giocare in 8K a 60 frame al secondo sulla 3090, il 10% in meno di 60 è 6, quindi in teoria con la 3080 potreste voi giocare in 8K non a 60 frame al secondo, ma potreste giocare più o meno, diciamo, intorno ai 50-55 frame al secondo. Ma allora questa cosa non mi torna. La 3080, avendo solo 10 GB di RAM, è stata sin dall'inizio criticata un pochettino perché 10 giga non sono abbastanza per giocare in 4K, e invece sì. 10 GB di questa RAM della GDDR6X sono più che abbastanza per giocare in 4K, a dettagli anche molto alti, con tutti i filtri attivi. Anche Nvidia ce lo conferma in numerose interviste che sono state fatte. Ok, ma allora come me la spiegate la 3080 da 20 GB? Sono molti giorni che si sta vociferando di questa famigerata 3080 con 20 GB di memoria RAM. Evidentemente Nvidia si è resa conto di aver fatto una cretinata. Il bottleneck, per quanto riguarda il gaming 8K, evidentemente non è la GPU, cioè non è il processore grafico, è bensì la memoria grafica. Perché già il 4K consuma grandi quantità di memoria grafica. Immaginate un 8K, per farvi capire bene cosa intendo, questo è il 1080p. Per esempio, ok? Il 4K sarebbe 1080p più 1080p più 1080p più 1080p, quindi 4 volte il 1080p. L'8K sarebbe 4 volte il 4K, quindi 16 volte il 1080p. Sì, non 8 volte perché dovete fare base per altezza, il numero di pixel, matematica di base. Dove voglio arrivare con questo video? Nvidia si sta davvero preparando a lanciare una 3080 da 20 GB? Evidentemente sì. E io, personalmente, credo che sia la 3080 Ti, non con il nome di 3080 Ti, ma bensì semplicemente 3080 20G. E sinceramente a me questa cosa fa arrabbiare parecchio, perché se io ho speso dei soldi, ho passato del tempo per cercare di acquistare una 3080 da 10 GB di RAM, che dovrebbe essere la flagship per quanto riguarda il gaming in 4K, perché dopo mi devi cacciare una 3080 da 20 GB che sarà la nuova flagship in gaming per il 4K, ma sarà la seconda per quanto riguarda il gaming in 8K, sempre considerato che il bottleneck in 8K non sia la GPU, ma sia semplicemente la memoria RAM? Capisco che queste siano manovre di mercato che a noi comuni mortali non ci toccano dal punto di vista
ideologico, ma ci toccano dal punto di vista pratico, perché una 3080 da 20 GB di memoria RAM di certo non ve la fanno pagare come una 3080 liscia, tra virgolette. Ve la faranno pagare 200 euro in più. Perché ragazzi, la memoria RAM GDDR6X costa. E allora io comincio a pensare, ma una eventualissima 3080 Ti, quanto potrebbe venire a costare? Stiamo andando a finire in un mondo, almeno per quanto riguarda il mercato di Nvidia, che si cannibalizza a vicenda? Semplicemente per fare cosa? Per tenere a bada AMD? Da un lato, però, questi risvolti del mercato mi fanno ben sperare, perché significa che Nvidia ha paura di AMD. Ha molta paura di AMD. Con i leak che stanno uscendo di recente, vediamo che AMD sta preparando delle schede grafiche che potrebbero essere alla pari della 3080 o leggerissimamente inferiori, con il costo però molto più basso. Ecco perché Nvidia sta cercando di saturare la parte alta e la parte ultra del mercato delle schede grafiche con più uscite possibili, secondo me, per convincere gli acquirenti che ehi, noi abbiamo le grandi GPU, ehi, noi siamo quelli fighi, ehi, dacci i tuoi soldi. Nulla, io sono estremamente confuso da questo punto di vista, perché ok, i dati tecnici che abbiamo e i leak che abbiamo sono molto attendibili e quasi sicuro al 95.7% che Nvidia a breve rilasci una 3080 da 20 GB di memoria RAM. Ma questa cosa io la vedo, non so, come un enorme caos, come un cane che si morde la coda continua a scappare, però il cane cerca di rimordersela, è un casino. Io innanzitutto vi chiedo gentilmente di darmi la vostra opinione, perché sto cercando con questo canale di creare una piccola community, ma densa di informazioni, densa di persone che ne capiscono, e utile per le persone che non sono del tutto esperte di informatica e vogliono effettivamente avere dei pareri autorevoli, possiamo dire, dei pareri autorevoli. In secondo luogo, vi ricordo che tutta questa discussione, tutto questo panegirico è nato da una live che abbiamo fatto ieri su Twitch. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 in poi io sono lì su Twitch, venite a fare due chiacchiere perché escono degli argomenti davvero fantastici: configurazioni, nuove schede grafiche, nuovi videogiochi, nuove tecnologie, ne parliamo di tutto. Facciamo anche cose divertenti come questa, ma questo è un altro discorso. Per cui vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto, se vi ha anche fatto venire qualche dubbio esistenziale, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Grazie ancora e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!